Oggi è chi è che spacca le balle? Vediamo un po' chi è. Ciao, sono una pazza e voglio imparare a saltare. Mi insegni? Vediamo un po' chi è sta pazza. Sì. Subito. Sì, vai. Sono già là. Sono in ritardissimo. Un parcheggio. Ci sono. Sono qui. Ciao, sono arrivato. Ciao. Sono qui. Sono super in ritardo. Ciao. Ciao. È successo di tutto. Ho fatto un incidente. C'era un casino della Madonna. Basta. Sei arrivato però. Sì. E la mia povera fiancata è andata a mignotte. C'è la portiera che si apre a fatica. Fa dei rumoracci brutali. Vedo che ci cambiamo. Andiamo a girare. Va. Non ci siamo presentati bene. Lei è Giorgia. Ciao. Cosa che vuoi fare? Io voglio saltare. Ok. Allora oggi vi spiego come si salta. Lui è il socio. Ti chiami? Muoved. E salta anche lui. Ha detto che saltano in coppia. Quindi abbiamo un tandem. Adesso ci cambiamo. Io mi cambio. E siamo a posto. Cos'è che hai detto? Voglio entrare in un video. Vai, sei dentro. Ora entra dentro. È il Diego Video. Ciao Diego Video. Sono il pazzo. Seguitemi. Non seguite. Allora andiamo a fare un po' di teoria. Cominciamo dalla pump track, così imparate a spingere un po' le transizioni. Presente, transizioni. E poi magari facciamo un po' di riscaldamento, un po' di stretch. Stiamo facendo stretch. Ma veramente devo fare quello che fai tu? Fai quello che vuoi, io lo faccio. Insomma, alla fine è un corso di yoga. È arrivato Tecnomuro dall'alto dei cieli. Ciao Tecno Diego. Butta. Oggi fai la comparsa? Per cosa? Ci sembra una comparsa che fa un po'. E Panzeri dov'è? E Panzeri non è venuto perché ha detto che doveva lavorare. Allora Giorgia, oggi sei fortunatissima. Avrei l'onore di usare la mia bici perché avevamo finito il mountain bike a noleggio. Quindi riusciremo. È andata proprio benissimo. Posso dare anche il mio telefono? Possiamo già approfittare del tuo telefono. Ormai è già fatta, ragazzi. Allora, la pump track, la teoria è che tu giri senza pedalare. Chiaro? Guarda che roba. Hai capito? Cioè usi perché? Praticamente il peso del corpo per darti le spinte. Bravo, li ho studiati. Vabbè, noi dobbiamo fare la gara di pump track, quindi la usi per imparare un po' a utilizzare le transizioni. Quindi vi fate un po' di giri, prendi un po' di confidenza con la bici. Ma io riesco a girare là. E basta che pieghi, la curva la fai. Vai, vai. Butta più dentro il culo quando scendi. Impegnati che sto andando più forte a piedi. Quando mi scendi dalle discese devi essere indietro così che spingi. Quando arrivi sulla salita devi buttarti in avanti. Okay. E guardate quello che ho fatto io, fai la stessa cosa. Vai. Bene, partenza convintissima. Pompa bene ste gobbe. Eh no, dai, non dire le parolacce che dopo devo tagliarle. Allora, mo sta andando molto bene. Fare questi gestacci che poi devo censurare cioè, tutto. Cioè, no, io sono bionda, quindi va bene così. Vabbè, okay. Sono bella, non posso essere anche brava. Mi sembra una scusa accettabile questa. Adesso alziamo un po' il livello, andiamo di lì, sui panettoncini, così iniziate a imparare un po' a saltare. Dai, venite, vi insegno io. Allora, prestate attenzione, qua ci sono i salti. Se cadi duro come il cemento, muori, secco. Guarda un po', se vedi da qua senza frenare non salti niente, te lo dico già. Sei pronta? Tieni, vai. Allora. Quando vuoi. Fatti un giro di prova che vedi un po' come sono le rampe. Take it easy! Sei notato? Signore, lui ha capito come si usano le transizioni. Adesso vedi di impegnarti, che se no faccio terrore, dei segni di merda. Allora ragazzi, incitiamo un po' Giorgia. Impegnati, dite qualcosa. Vai Giorgia, vai Giorgia. Dai Giorgia, cappotto, vai. Quando vuoi. Dito sul freno! Tu cosa dici? Buono, vedo che non vai male, eh? Potrebbe essere il tuo sport. Dipende dal fatto di come uno conosce il proprio fisico. Vai, ingegnere! Facci vedere. Madonna mia! Quanti punti a Grifondoro? 2. Gasata, eh? Gasatissima. Devi farmi anche la curva bene. Spingi! Vai così. Vai con sta curva, vai! Vai che è tua! Ah, troppo bassa. Sinistra! Mi sembra abbastanza provata. No, dai, tranqui. Direi che facciamo una pausina. Tra l'altro, sai cosa ho portato per pranzo?
Niente. Wild food ho portato. Stamattina me lo sono preparato a casa, guarda un po'. Ragazzi, wild food. Per chi non lo sapesse, questi sono dei pasti sostitutivi che esattamente corrispondono a questi, li avete già visti in un altro video. Però con la polvere del saccone possiamo farne ben 17 di quelle confezioni. Quindi adesso io prendo la mia borraccia, ci metto dentro la polvere, la mischio bene con l'acqua e abbiamo il nostro pasto pronto. Dentro trovate il cucchiaino. Qua se non sbaglio dice che per ogni cucchiaino ci vanno 100 ml di acqua, quindi questo dovrebbe essere da 600, ne mettiamo 6. Ok, chiudiamo. Shakeriamo bene. Io oggi mi sono preso quello al gusto smooth vaniglia. In realtà ci sono anche altri gusti, c'è il cioccolato e non mi ricordo quale altro. Se vi interessa o volete acquistarli, cliccate il link qua sotto in descrizione, che tra l'altro vi fornirà un codice sconto mio personale del 10%, da cui potete acquistare tutto quello che volete dal sito. Adesso io mi prendo il mio preparato, mi prendo anche una bella barrettina Wild Food e possiamo tornare in park. Non ne vuoi? Ne vuoi un po'? Sì, sì. L'hai messo nella bottiglia dell'FB? Sì, c'ho le bustine. Allora, post pranzo, sei pronta? Vado. Vai. Buona. Pingi con le gambine. 68esimo giro. Vediamo. Attenzione, inizia a sorpassare i panettoni quasi in scioltezza. Te lo dico chiaro e quadrato. Hai tre giri, poi andiamo a saltare su airbag. Cosa mi sono fatto? Ah, sì. Si è squartato lo stingo. Perché pedale qua, non scherzo. Allora, Mohamed mi sembra già pratico. Pronti a morire. Direi che puoi farti un salto sull'airbag, secondo me. Allora, parti da qua, senza frenare. Quando prendi la rampa, non stare molle, devi spingerla, ok? Quindi con le gambe spingi. Ok. Braccia dure, cerca di sopravvivere. Ok. Io. Guarda prima lui! Spingi! Oh. Sai che questa l'ha sentita, ragazzi. Sei vivo? Eh? Dovresti star duro con le braccia, però. Sai cos'è? Che quando lo fai... Perdi la concezione del pensiero. Ha detto una cosa che non ho capito. Concezione del pensiero. Questo è attaccato? Aia! No, dai, che sono tutta sudata. Hai detto, ci sono state? Ragazze che hanno fatto più schifo. No, in realtà non vengono neanche a provare, quindi. Cioè, qualcuna che gira c'è, è brava. Poi? Però sono già troppo brave. Quindi sì, stai facendo schifo. Dai! No, che dai! Di qualcosa di più entusiasmante! Spaccati la faccia! No, così. Quando vuole, signore, prego, pedali a stecca. Spingi! Sì! Not too bad! Not too bad! Cosa dice il pazzo? Il pazzo dice che per un atterraggio andava bene, per il bag era un po' troppo giornato. Buono, ma non buonissimo. Allora, più convinto quando spingi, e in aria stai un po' più relax, è tutto. Okay. Guarda, stai cillando un po' troppo al telefono. Senti un po'. Dai, Allora, sono spettinata, sono sudata. Non ce ne frega niente. Voglio fare un cazzo di salto e lui non è un bravo insegnante. Non venite da lui perché non è fatto. Meglio, cioè, guarda che meglio, lui meglio. In tre salti è già pratico. Sei pronta? Tre giri ancora, poi ce ne andiamo. Scegli o a casa o sull'airbag. Sull'airbag. Sì, spingi. Spingi! Vai, 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 vai! A sinistra! Guarda. A sinistra! Sì! Spingi con le gambe! Devi spingere! Ma perché devi... capito! Ma altro giro, poi è il tuo turno, Non so se me la sento. No, non fare l'Andrea ogni volta, non so se me la sento. Spingi! Ragazzi, è saltato di bestia! Spingi con ste gambe! È arrivato il tuo momento. Ah, vai. Come la vedi? Mamma. È come cadere sul materasso. Sul materasso. Anche qui? Vabbè, ma qua qui sono no. 99%. Però 99% che non cadi qua. Sicuro? Questo 1% mi preoccupa. Come la convinciamo? Se vuoi te lo faccio vedere. Dai, vai. Vai, faglielo vedere. Tiralo fuori. Come tiralo fuori? Dunque? Se anche non mi inquadro ogni volta le scaccole che ho nel naso, paurissimo. Fa niente. No, raga, non lo so. No, ehi, scusa. Cioè, tu mi chiami, facciamo qui, facciamo là, poi vieni qui, non lo faccio. Ho paura. E a me non mi interessa, cioè io adesso ti facciamo convincere da Mauro. Io ti consiglio di scendere. No, sentiamo delle parole sante da parte di Mauro per convincerti. Lo fai, non ce la faccio. Go, vai. Non ce la faccio, raga, sto tremando. Vuoi fare quella lì che è più facile?
Vai, sui piedi, sui piedi. Vai, frena, 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 frena. Quindi, la fai? Allora, abbiamo scoperto che il problema è lo spigolo, ragazzi. Lo spigolo è pericolosissimo per le menti umane. Quindi usate il tondo. Esatto, tutto deve essere tondo. Giusto? Sì. Lo spigolo. Quando vuoi, convinta, eh? Ma salti? Madonna mia, non lo so io. Oh! Non è vero. Ma scusa un secondo. Ma hai pure frenato. Sensazioni? Merda. Vediamo Mohamed che nel frattempo ha fatto le pratiche. È già in flip lui. A questo punto glielo spieghiamo. Praticamente tu non sai far mano, vabbè. Devi fare quel momento lì, adesso te lo faccio vedere. Fai due prove qui e poi dopo vedrai che lo chiudi subito. Guardiamo lei intanto, vediamo. No. Oddio, cosa hai visto tu? Io l'ho vista morta. Anche io, più dura, sei mollissima. Mettiamoci dell'impegno per favore. Pedala. No! Devi smettere prima di pedalare. Mo per back flip il primo giorno di riding, vediamo. Sì, sì. Oh, cazzo, ma succede? Tienila, convinto. Ok. Spingi con le gambe e tieni. Perché la lasci? Sì. Perché la lasci? Ma tienila! Oh, finalmente un po' di motivazione da tutti, bravo! L'ho chiuso però. No, non l'hai chiuso, hai tolto i piedi, ah, qua chiuso lo dico io quando hai chiuso. Rifai, rifai. Allora, puoi andare un po' più piano. Ok. Dai una pedalata in meno così devi tranquillo. Dai, e poi tira meno forte, Becky, perché se ne facevi uno in mezzo. Sì, è vero. Quindi vai easy. Costi quel che costi, non la lascio adesso. Sì! Oh. Invito là fuori. Vai. La devo invitare stasera. Vai. No. Vai! No. Potrebbe essere l'occasione della tua vita. Che è successo? Ti piace lei? No, però è carina. Vai, invitala fuori. Dai, bella. Eh? Me ne chiedi di uscire stasera. Ma ti pare? Dai, vai, vai. Ma va. Dai, filmo tutto. Ma va, no. Vai, vai, magari accetta. Non fammelo chiedere al pazzo, che porco zio, il pazzo non lo vuole nessuno. Vai, dai, ti ho detto che ti vuole. Ti ho detto che ti vuole. No. Chiedi, cazzo, se vuoi uscire stasera. Dimmi amore. Giù, dimmi, dai. Dimmi. Digli qualcosa, digli quello che hai detto prima. No, diglielo. Non ti ho detto niente. Non è vero. Ti invito a cena. Mi inviti a cena. Vinci. No. Meglio? No. Direi ottimo lavoro, è il primo giorno subito a capottare, buona. E a me no. No, tu no. Va bene, siamo a fine giornata. Com'è andata? Costi. Oggi un po' mi hai deluso. Perché? Perché, non so... Prima salto. Allora mi sono buttata avevo grosse aspettative. No, mi sono buttata giù dal salto lì della morte. Ho trovato un fidanzato fantastico dove è sparito, mi ha già lasciato. Per oggi direi che finiamo qui. Magari ci rivedremo l'estate prossima. Allenati nel frattempo. Forza. Perché sennò ci fai fare queste figure. Ogni volta dopo dicono che non sono capace a insegnare. Quella... Ci vediamo nel prossimo video. Tu lo sai che quando finisce il mio video bisogna urlare tantissimo.